Ah, guardate lassù. In cima a quell'albero. È un microraptor. Quando si è lanciato ho visto le sue quattro ali. È decisamente un microraptor. Se n'è andato. Devo inseguirlo. È difficile. Salta di albero in albero. Eccolo, sta saltando. Ma dov'è finito? Credo che ce ne siano altri. Eccone un altro che salta proprio laggiù. Che acrobazie. È un branco. Ce ne sono quattro. Tre o quattro. Che vanno in quella direzione. Sono meravigliosi. Si chiamano fra loro. E si muovono nella stessa direzione. Mi chiedo dove siano diretti. Fossili. Si tratta di titanosauri, appartengono alla famiglia dei sauropodi e sono tra i più grandi mai esistiti. Sono erbivori e innocui, a meno che non ti calpestino. Però è strano, di norma non si trovano animali tanto grandi nelle foreste e non so proprio cosa facciano qui. Ma sono veramente magnifici. Sentite come si muovono fra la vegetazione. Un titanosauro può pesare oltre 20 tonnellate. Non è facile fermarli. E infatti guardate che sfacelo si lasciano alle spalle. Rivoltano la terra. E le loro impronte sono piene di animaletti. Guardate, ci sono moltissimi vermi. Una grossa larva di coleottero e un grillo primitivo. Mi chiedo se tutto ciò spieghi quello che sta succedendo. Guardate lassù. Quando i dinosauri si muovono nella foresta, smuovono il terreno, calpestano i rami e i microraptor possono approfittare degli insetti messi allo scoperto. Proprio come gli uccelli nei campi appena arati. È ridicolo. Ho aspettato per tutto il giorno di vedere un microraptor e ora ne vedo una decina, tutti insieme.